Loris, prima notte in carcere per la mamma. Veronica Panarello si trova in una cella di isolamento al penitenziario di Catania, attesa per l'udienza di convalida del fermo. Indagini frettolose. L'avvocato Francesco Villardita critico anche sulle fughe di notizie e sulle immagini delle telecamere a circuito chiuso, avanza dei dubbi. Il borghese gentiluomo. Nuovo appuntamento con la rassegna della compagnia Godot. Domenica alla scuola dello sport la commedia di Molière. Ha trascorso la prima notte in una cella dell'ala femminile del carcere catanese di Piazza Lanza, la 26enne Veronica Panarella, accusata dell'omicidio del figlio Loris di 8 anni. La donna, come prevede il protocollo, è stata sorvegliata per problemi di sicurezza. È stata accolta con pesanti inventive da parte dei detenuti che, secondo quanto riporta l'agenzia ANSA, avrebbero urlato contro di lei: «Assassina, devi morire». Qualche insulto è volato anche all'uscita della questura di Ragusa martedì pomeriggio, al termine dell'interrogatorio dinanzi al procuratore della Repubblica, Carmelo Petralia, e al sostituto, Marco Rota. I magistrati che hanno firmato il decreto di fermo con pesanti accuse, omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Nelle 25 pagine del decreto di fermo si legge che la donna si è resa responsabile dell'omicidio del proprio figliolo con modalità di elevata efferatezza e sorprendente cinismo. Le sue dichiarazioni e il suo racconto di quello che accadde quella mattina, si legge nel decreto riportato per stralci in un'agenzia ANSA, confliggono palesemente con le risultanze della registrazione degli impianti di videosorveglianza installati lungo l'effettivo percorso seguito dalla Panarello a Santa Croce. Per questo è documentato, oltre ogni ragionevole dubbio, che quella mattina Loris di casa non uscì più, dopo esservi rientrato alle 8:32, un minuto dopo essere sceso con la mamma e il fratellino più piccolo, e non ci sono dubbi, secondo la procura, anche sul fatto che l'intervallo tra le 8:49 e le 9:23 di sabato nessun'altra persona non conosciuta entrò nel condominio di via Garibaldi al civico 52. La donna si è sempre professata innocente. Adesso si attende l'udienza di convalida da parte del GIP. All'uscita della questura a Ragusa, il legale della donna Francesco Villardita ha risposto ad alcune domande dei cronisti presenti. Si è professata assolutamente innocente, ha ribadito più volte qual è stato il percorso che ha effettuato, ha ribadito la circostanza che i due bambini, tutti e due, sono entrati di mattina nell'autovettura. Più a destra, giù i microfoni. Nonostante qualche contestazione sia stata fatta in relazione alle telecamere che ormai in questa vicenda processuale penso che hanno assunto il ruolo di prima donna, ma per le quali questa difesa, consentitemi di dirlo, mostra qualche titubanza. Un lento ritorno alla normalità all'indomani della tragica scomparsa del piccolo Loris Stival. I commercianti di Santa Croce si organizzano al meglio per festeggiare il Natale. Un solo appuntamento, domenica 21 dicembre, con l'animazione per i più piccoli lungo le strade del paese. È un momento molto difficile per la nostra comunità, spiega Pina Cocuzza, commerciante, ma è doveroso riprendere al più presto la vita di tutti i giorni, iniziando dalle manifestazioni di Natale che vedranno protagonisti i bambini. Un Natale finanziato quasi per intero dagli operatori commerciali. Abbiamo pensato a piccoli eventi per i nostri figli, aggiunge Vitaliano Pollari, presidente dell'ASCOM di Santa Croce. Ogni singolo commerciante organizzerà un piccolo evento con giocolieri e artisti di strada, distribuendo giocattoli per i piccoli. C'è l'esigenza di ritornare al più presto alla normalità dopo il grande clamore mediatico che ha stravolto i nostri concittadini. Una preghiera anche per il piccolo Loris Stival. Ci stiamo organizzando al meglio per il giorno dell'ultimo saluto. Sarà un momento di preghiera e di grande raccoglimento. Indagine lampo dei carabinieri del nucleo operativo a radiomobile della compagnia di Vittoria della stazione di Chiaramonte Gulfi, che nella giornata di martedì hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto due cittadini rumeni, Petrea Marius Viorel di 22 anni e Pantiru Alexandru di 23 anni, ritenuti responsabili di aver rapinato e ferito gravemente domenica scorsa un tassista 61enne. I due avevano contattato un tassista gelese per effettuare un viaggio da Paternò a Vittoria,
dandosi appuntamento per la mattina di domenica 7 dicembre. È iniziata così la terribile disavventura del tassista che, dopo aver prelevato due cittadini rumeni a Paternò ed essersi quasi giunto a destinazione, è stato aggredito con violenza inaudita, accoltellato al torace e alle braccia e rapinato sulla strada provinciale 30 Chiaramonte Gulfi, pedalino. Dopo l'aggressione, i due malviventi sono fuggiti per le campagne circostanti con l'intento di fare perdere le proprie tracce, sottraendo a malcapitato 150 euro nonché le chiavi dell'autovettura. Una segnalazione di un passante che ha trovato il gelese sanguinante in stato di shock ha attivato i militari del nucleo operativo di Vittoria della locale stazione Carabinieri, che prontamente accorsi hanno subito acquisito ogni elemento utile allo sviluppo delle indagini, grazie alle testimonianze di alcuni passanti che avevano assistito ad alcune fasi della rapina e alla dettagliata descrizione degli autori del reato fornita dalla vittima stessa. Poiché il fatto si è verificato in una zona di campagna, non è stato possibile acquisire filmati dei sistemi di videosorveglianza non presenti sui luoghi teatro del crimine. I due sono stati poi rintracciati a Licodia Eubea, messi alle strette, hanno confessato, adesso si trovano in carcere. La messa in sicurezza dei terrazzamenti, il primo obiettivo da raggiungere. Poi la pulizia straordinaria a capillare del polmone verde della città nell'area sottostante, i tre ponti. Un intervento necessario con la presenza di tanti rifiuti disseminati ovunque. Il progetto, in questa prima fase, prevede il recupero della vallata Santo Domenica, fin sotto il ponte di Via Roma. Sì, già da un mese che gli operatori della forestale stanno facendo le loro attività qua nella vallata, e in effetti con questi primi lavori è venuto fuori tutta una serie di situazioni. Qua nel primo terrazzamento l'immondizia accumulata in decenni e decenni naturalmente l'ha fatta da padrona. Con le squadre dei cantieri sociali abbiamo fatto anche la differenziata di questa immondizia raccolta, sacchi e sacchi di immondizia, anche perché il primo terrazzamento è proprio a ridosso dell'edificato e quindi più soggetto a questo accumulo. Durante questi lavori vengono fuori dei bagolari, alberi che sono nostri, autoctoni. Non sempre, alcuni alberi tipo noce, alcuni sono proprio a ridosso dei terrazzamenti e quindi con pericolo proprio di scalzare le pietre, e quindi non sempre è possibile mantenerli, però stiamo facendo il massimo del lavoro per cercare di tenere tutto quello che è autoctono. Naturalmente tutte l'Aelanthus altissima, che è la specie infestante proveniente dall'Oriente, che ha reso la vallata oggi una selva impenetrabile, si sta cercando di debellare, e quello che vedrete oggi fra un po' è l'immagine che si aveva della vallata negli anni 70, quando questi terrazzamenti erano coltivati dai contadini con orti, e la vallata era una risorsa vera e propria per tutta la città. Si procederà fin sotto il ponte in questa fase? Sì, si procederà fin sotto il ponte perché la proprietà del comune è fin sotto il ponte. Poi a seguito delle manifestazioni di interesse che abbiamo fatto, alcuni proprietari hanno dato la disponibilità per dare i loro terreni per la pulizia, e quindi procederemo poi nei primi mesi del 2015 anche con questa attività. Saranno rivisti però oltre il ponte tutti i percorsi, i percorsi delle latomie. Stiamo andando avanti grazie al lavoro, un ringraziamento anche da parte nostra alla forestale che sta facendo un lavoro veramente certosino e veramente difficile. Cari telespettatori, vi parliamo dalla sede della compagnia Godò di Ragusa,
che si trova in via Carducci 273, per chi non lo sapesse. Siamo qui per parlarvi del terzo appuntamento della stagione Palchi Diversi, che è giunta alla decima edizione, il decimo anno. Stiamo anche per festeggiare ora a febbraio, vero Federica? Accanto a me c'è Federica Bisegna, forse qualcuno non la conosce. Stiamo per festeggiare a febbraio il 18° anno di attività della Compagnia Godot. Stiamo diventando maggiorenni. Il 14 dicembre 2014, presso l'Auditorium Scuola dello Sport di Ragusa, che è accanto alla piscina, alle ore 18, domenica, andrà in scena la commedia divertentissima in due atti, originariamente in cinque atti, di Molière, che si intitola Il borghese gentiluomo. Passo la parola a Federica, se no si arrabbia. No, non mi arrabbio, non mi arrabbio. Il borghese gentiluomo è una feroce, pungente satira di costume che il genio che è sempre, che è Molière, soprattutto nelle commedie, l'inventore della commedia comica straordinaria, e ci regala due ore di divertimento puro, ma anche di riflessione. È un testo veramente intelligente, è una messa in scena molto divertente, molto coinvolgente, perché Vittorio, che come sempre ne ha curato la regia e gli elementi di scena, si è divertito a guidare questo gruppo scatenato, che sono i nostri allievi del gruppo di laboratorio senior della compagnia Godot, che continuano ad arrivare. Noi adesso c'è in corso una delle nostre lezioni, il gruppo intanto si è ampliato, ci sono tanti nuovi elementi che vedremo quest'anno poi a giugno. E si è divertito a guidare questo gruppo scatenato, che devo dire alla fine regala due ore di ritmo frenato e che sicuramente è all'altezza di un gruppo di veri professionisti. Noi siamo molto orgogliosi di tutti loro. Questo spettacolo ha già avuto un bellissimo successo a giugno e ad agosto a Cava Pietrafranco, e quindi ci sembrava importante riproporlo anche in questa prima parte della stagione di Palchi Diversi. Quindi il borghese gentiluomo di Molière è una, lui la definisce Molière una commedia balletto, è un'opera balletto perché in realtà è originariamente con le musiche di Jean-Baptiste Lully. Alcune delle musiche di Lully ci sono anche alcune nella... una l'ho utilizzata, ma tutte le altre invece sono di Philippe Rameau. L'opera invece l'abbiamo ridotta con il lavoro. Sì, l'abbiamo un po' riadattata, reinventata per costruirla su misura sul nostro gruppo. Sintetizzata in due atti, quindi è una vera e propria commedia senza... Con qualche balletto, ma non è un'opera balletto. Assolutamente no, è vero, puro, semplice, efficace, e io mi permetto di dire questa volta grande teatro, visto che a Ragusa si parla sempre del teatro, si vuole anche il teatro classico, tradizionale. Credo che in questo caso sia proprio un esempio di grande teatro classico, tradizionale, di teatro comico, e chi più di Molière può regalarci un teatro comico di grande intelligenza e raffinatezza, e i ragazzi sono veramente all'altezza, e per questo mi fa piacere citarli, diciamo, tutti. I loro nomi. Alcuni di loro sono con noi ormai da anni, noi allora, li consideriamo degli attori, insomma, della compagnia. Li leggo Godot, non perché non li so a memoria, ma per non scordare nessuno, sì, e li dico in ordine alfabetico: Jessica Ansalone, Giuseppe Arezzi, Salvatore Cabibbo, Emiliano Failla, Angelo Fiorile, Simone Gatto, Giulia Guastella, Ivan Licitra, Luca Lodestro, Aurelia Lopresti, Serena Menicucci, Francesco Piccitto, Anita Pomario e Jessica Trama. Quindi non mancate se volete divertirvi con questo straordinario, veramente straordinario testo di Molière. Lo spettacolo è divertentissimo, il biglietto è solo 10 euro, e per gli studenti, perché vogliamo avvicinare soprattutto i giovani, i ragazzi a teatro. Noi qui abbiamo un gruppo di allievi che sono veramente, dove ci sono tanti giovani, tanti ragazzi. Il biglietto per i ragazzi, per gli studenti e per i bambini sarà di soli 5 euro. E, insomma, l'auditorium è molto grande, quindi
quindi si può decidere di venire anche direttamente, oppure prenotatevi contattando la compagnia Godot. Abbiamo una pagina Facebook dove tutto è aggiornato, oppure sul sito www.compagniagodot.it, e vi aspettiamo tutti domenica 14 alle ore 18 con il Borghese Gentiluomo, Auditorium, un testo Scuola dello Sport, sempre attualissimo, e capirete perché.